Allenatori, benvenuti, sono Andrew Pokefan e se avete visto e avete seguito i miei short avrete visto che ho fatto sia la classifica delle carte più brutte di paradosso temporale, comuni e non comuni, sia la classifica delle più belle alternative e le più belle comuni. Quindi oggi, per concludere la nostra storia di opinioni su paradosso temporale, vado a fare la classifica di vabbè, avete capito, per scegliere la migliore carta di paradosso temporale. Io guarderò solo l'artwork, non me ne frega niente se è forte o meno a livello competitivo. Quindi, detto questo, andiamo avanti veloce perché sarà un video sicuramente lungo e ci sta per, diciamo, mettere fine al periodo di paradosso temporale fino a che non farò il video sulle impressioni su Chrono Force, che per ora non sono delle migliori, ma seguitemi, iscrivetevi e vedrete poi il video delle impressioni. E partiamo subito in quarta. Allora, Dondoso addirittura è tra le carte più brutte secondo me, quindi la scelta è semplice. Ovviamente io non sono Dario Moccia, no, non me ne vogliate. Allora, questo Wishmore è molto carino, però Blitzol, vabbè, che è l'alternative, quindi diciamo la lotta è un pochino impari. Allora, abbiamo Zacian e Rika. Allora, Zacian rara, rara holo, e Rika full art. Allora, l'art è decisamente molto più bella, quella di Zacian. Per quanto Rika è rara, è semplicemente lì Rika. Mentre Zacian ha un contesto, ha la, dietro la foresta, eccetera. Io scelgo Zacian, per quanto è una carta meno rara. Oh, questa sfida inizia a essere subito molto difficile, perché quell'Latios è molto bello. Però anche Garchomp, soprattutto questa alternative, Terra Crystal, si difende molto 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 bene. Ma c'è anche da dire che non apprezzo tanti... Oddio, questo è difficile. Terra Crystal non mi fa impazzire. Allora, in alcune artwork messe in un determinato modo sono molto belle, ma anche quell'Latios, non lo so, non lo so. Però lui c'è intorno tutta l'acqua, però la posa... vado per Latios. Vado un pochino controcorrente, vediamo che succede. Oh, ok, ci abbiamo una non comune e una comune. Gurgist o Porygurgist. Io ho sempre detto Gurgist, non me ne vogliate. O Porygron. Secondo me sono belle entrambe, ma Porygron, non lo so, mi ispira di più, perché c'ha i blocchettini dietro, eccetera. O, allora, Professor Turo o Garbodor. Garbodor è tanta roba. Questo è bello, ma è solo Professor Turo lì. Garbodor che è sulla pila di schifo. Oh, Tulip molto bella questa full art, eh? Vanillite o Vanillite, io dico Vanillite perché è vaniglia. Vanillite è carino, ma niente, questa full art mi piace di più. Tinkatink molto carino, però non tiene con Toilscruel, che sembrano degli alieni che stanno per invadere la Terra. Lascia aperto. Niente, non c'è sfida, non c'è sfida. Allora, Wugtrio o Mascheren. Ok, qui abbiamo due non comuni. Non sono un amante della variante di Wugtrio, e quindi vado per Mascheren. Per quanto non mi fanno impazzire. Ok, Magmi è carino, ma Mani di Ferro, come si chiama quella, l'evoluzione del paradosso. Allora, Roaring Moon, guarda, ma neanche la guardo. Quelle 3D andranno tutte sul secchio. Oh, Simisage o Minun. Simisage è molto dinamica, sta eseguendo un attacco, penso sia un foglie lama o qualcosa del genere. Però c'è anche la Fru, potrebbe essere anche una liana, non lo so. Mentre Minun è lì che gioca tranquillo tra le foglioline e le brucia. Non so, mi piace di più Minun. Un pochino più spensierato, è lì che giocherella con le foglie. C'ha sto dettaglio in più.
Allora, Pampur è molto carino, però questo Goldengo è fenomenale. Garchomp neanche lo guardo, questi Sikleezer sono veramente carinissimi. Groudon addirittura io l'ho messo tra le carte più belle di Paradosso Temporale, che è tamarrissima e molto bella. Milotic o Ombrellina? Allora, qui faccio scegliere mia figlia, che sceglierebbe Ombrellina. Pulsul molto carino, Trubbish, vabbè, lasciamolo lì dove sta, non è bruttissimo, ma il Pokémon lascia il tempo che trova. Eroe Ferreo è orribile, ci ce lo togliamo. Onix, questo è quello che dicevo, che è sempre tra le carte più brutte, che sembra buttato dentro un sacco dell'umido. Quindi andiamo su Durant. Oh, Crustlon o Bonsuit? Allora, Bonsuit è tipo dentro una libreria, penso la libreria dell'Accademia di Paldea, mentre Crustlon è in giro, così. Vado per Bonsuit perché ha più contesto. Garbodor o Explode? Allora, Explode è molto bello, questo primo piano, mentre Garbodor è semplicemente lì. E visto che abbiamo l'alternative di Garbodor, andrei per Explode. Vabbè, una trainer. Prendiamo Kienpao. Poi, niente, poi questo Gimmigull è fantastico. Bibas o Toadscruel? Ah, Toadscruel è tanto bello, mi piace veramente tanto. Feebas è carino, c'ha un bello sfondo, purtroppo Feebas c'ha un po' sto gioco che poi diventa Milotic, però oh, no, Toadscruel è troppo bello, troppo più bello. Oh, Gimmigull, e questo l'ho messo tra le migliori alternative. Oh, la linea evolutiva di Orsi non c'ha fortuna, gli ho toccato prima Groundon a Kingdra e adesso a Sidra. Gimmigull è andata proprio male, male. Snorunt, vabbè, questa non è brutta, ma penso una ruota a fuoco. Però niente, lo Snorunt, vabbè che su alternative, tanto vinceranno alternative, Però vediamo magari la classifica. Allora, difficilissimo. Le evoluzioni di Yamask sono molto carine, come le hanno fatte sul gioco. Però questa del sarcofago non mi fa impazzire, quindi vado per Dwebble, che è molto carino. Ok, Sarina, Terra Crystal EX o non mi ricordo questi come si chiamano, però questa è molto bella con tutto il vento, le ali che si muovono. Allora, questa non è un Pokémon, è solo una carta gold e niente, andiamo con Mantyke. Allora, Mewtwo EX, Terra Crystal è molto carino. Questa è una delle poche Terra Crystal che mi piacciono. Tandemasu non è male, ma vabbè, questo è un render 3D con lo sfondo d'oro. Oh, Surskit o Jirachi? Allora, ho avuto esattamente lo stesso conflitto quando ho fatto lo short e ho scelto Surskit, e quindi rimaniamo coerenti. Mien Shao o Porygon Z? Allora, Porygon Z, per quanto questo è un render 3D e dietro ricorda molto Minecraft, però in Porygon ha un senso che ci sia il render 3D, mentre Mien Shao è anche molto carino, sembra un acquerello molto poetico, però è comunque più, cioè, qui vedo delle ragioni dietro le scelte, quindi vado di Porygon. Magari le ha anche Mien Shao, ma io sono ignorante. Allora, preferisco Aegislash. Garchomp, no, Wimpod, questo è veramente brutto, santa puzzona. Però brutto, cioè, di vero, questa è brutta, ma meglio questa, cioè. Non è bella, è rara, ma non è bella, questo Mantyke, cioè. Lui è molto carino, Full art molto carino del tempo futuro, ma Mantyke è
piena, piena di dettagli sta carta, è il sottomarino pieno di robe, di studi, con il ricercatore che si vede che sta studiando Van Dyke. Niente, non posso dirgli di no. Non ve la devo spiegare perché? No. Ok, è anche molto carino questo Joltik, quell'altro è un render 3D. Du Blade molto carino, anche Flamigo non è male, però l'idea del Pokémon dietro Du Blade è molto più interessante, quindi premio il Pokémon in questo caso. Charka ha detto Golisopod, non è male, stile molto anime, questo è molto dinamico. Sono entrambe belle carte. Però questa è un pochino più basic, questa c'è più un'idea che mi rimanda anche un pochino agli isekai. Andiamo di Charkadet. Allora, Goldengo, mezza roba, Crustal. È un alternative, dai, cioè. Oh, Minor o Toxtricity? Minor. Non mi fa impazzire quella Terra Crystal. Vabbè, Vanillish. Allora, Sandy Shocks, che non mi ricordo in italiano com'è, penso sabbia qualcosa. O Iveltal, che è il Magneton antico. Iveltal però molto carino, eh. Se ti devo dire, in questo caso secondo me vince Iveltal e non l'alternative, che non la trovo particolarmente ispirata, mettiamola così. Crobat o Minior? Crobat è più dinamico, un pochino più bello anche il Pokémon. Onege o Pansage? Ah, sono tutte e due molto carine. Onege, non so, la spirale aurea mi sembra meglio su Onege. Sono entrambe valide. Ok, allora Golbat non mi fa impazzire, anche il fatto che gli hanno tagliato le ali. Blipbug, che si ciondola dentro, non so, quelli ciondolosi mi sento sempre più carini. Vado con Blipbug ciondoloso. Vabbè, vince Arma Rouge perché la sinistra fa ancora più schifo. Questo è Colloferro futuro. Morpico, molto carina quella carta di Morpico. Però questo qui che sembra a Las Vegas con Colloferro che vola sul cielo stellato, che c'è anche questa sorta di tramonto. Niente. Che gli devo dire? Fungo furioso dovrebbe essere lui. Torskull, questo è un bellissimo Steelix. Guarda, andiamo così. Vabbè, dai. Bando alle ciance, ci sono 128 da fare. Vai, questo Galvantula è anche molto carino. Lo devo dire? No, cioè, nel senso, una è una bicicletta. Guarda, Gimigol. Prima fanno le bici di Pokémon. Ogni tanto fanno le biciclette, ogni tanto fanno Mien Shao, che è fantastico, e poi fanno le biciclette. Non lo so. Allora, Miltank o Toxel? Allora, So mi piace sempre tanto, l'illustratore. Che sembra un pastello, non vorrei di cacchiato, un disegno, non lo so. Mi piace la colorazione di sto Miltank. Molto, mi piace molto la colorazione. Ok, cioè, Joltik sopra Yamper è fantastico. Tandemouse o Panzer? Allora, sono entrambi nel loro habitat. Qui c'è un pareggio non indifferente. Sono entrambi coccolini. Loro sono un pochino più... cioè, Tandemouse è un pochino più coccolino e Panzer è un pochino più aggressivo. Vado di Panzer perché c'è più sfondo, ci sono più dettagli anche a più livelli dietro. Dai, sto Wiglet è fenomenale, ma è una roba 3D, viene skippata proprio malamente. Vabbè, gli è andata male. Quel nato è molto carino, ma oddio, merda o schifo.
Questo è 3D, questo è Terra Crystal. Terra Crystal vince su 3D. Basta, mettiamo sta regola. Vabbè. Vabbè, cioè. Roark, sì, no, perché Roark è veramente molto bello. Vabbè. Anche qui, impari. Questo orso che poi fa parte di un... di un, come si dice? Di un disegno più grande. Questa, per carità, è rara, eh? È rara segreta addirittura. Ma fa senso, è orribile. Vabbè. Cioè, non... Allora, molto carino sto Lodred, con questo tratto nero spesso. Però, dai, cioè, non possono scegliere lei. Allora, Tinglu è molto carino. Un altro allenatore che sta lì. Va bene. Remoraid non è un Pokémon che apprezzo, ma è meglio dei 3D. Questo Magby ce l'ho. Se andate a spulciare negli short trovate anche quando l'ho sbustato. Vabbè. Non c'è sfida. Goldengo 3D, un Tinkataf molto carino, incazzosissimo, che sta sotto l'alberello. No, non è sotto l'alberello, è tipo dentro una caverna con tutti i rottami che ha raccolto. Bene. Ok. Questo è difficile, ci abbiamo Tinkatink che vaga per le caverne alla ricerca di minerali. E Porygon 2... che sembra tipo dentro un data center. Questo è molto difficile. Questo è molto difficile scegliere. E peggio il rado, qua che abbiamo fatto i primi 128. Non voglio fare un video troppo lungo. Quindi qui andremo di fato. Lancio la moneta. Voi non lo vedete? Ok, vince Tinkatink. Non so. Questo era impossibile. Oh, Gligar fa sempre parte... del disegno più grande. Anzi, addirittura mi sembra che la carta sopra Orsi, Yveltal, è molto bello. Molto bello Yveltal. Mienfu è carino. Questa Rika però ha molto dettaglio. La macchina, più livelli di rappresentazione. Hanno fatto addirittura l'interno che si vede dalla porta vetro. Niente. Allora, Tapu Koko non si capisce manco che verso c'ha. Mettiamolo così. Ombrellina, mamma mia. Questa la devo trovare, devo far vedere a mia figlia. Questo Wimpod invece è molto carino. Però andiamo di waifu. Altaria brutto o Groundon bello? La spiegazione viene da sé. Fanno schifo entrambi, ma almeno uno non è 3D. Questo è un 3D ma usato come si deve, non è proprio 3D, è più un plastilina. Allora, questo non mi ricordo come si chiama. Romot è non lo so, ma Dottler era più bello. Non mi ricordo il nome di quel Pokémon. Non ho giocato il gioco. Vabbè, sto Wiglet tutto puntinato così, fenomenale. Qualunque cosa è meglio della carta destra. Ma lui non è male alla fine, eh? Cioè anche lui non è dinamico. Nimble scatta e Colloferro qui sta lì, però c'è il suo dinamismo come se fosse in posa d'attacco. E diciamo che è un Pokémon un pochino più complesso, premiamo sta cosa. Oh, Mela o lui, orribile. Mela. Allora, Toad School, questo è molto bello, Toad School. Per carità, è anche Lokix rende come carta, ma Toad School. Guardate i colori, semplicemente i colori. Chantal o Punkaboo? Non lo so. Non mi convince. Cioè, è una full art, per carità, ma non la trovo convincente come altre. Tinkaton o Velusa? Allora, Velusa qui in realtà ha anche un senso. Però anche questo Tinkaton è molto carino. Quindi vado di Tinkaton. Vabbè. Snorunt poi l'ho messo. Addirittura mi pare se fosse il primo posto. Questo è 3D.
Questo è no. Tatsugiri è estremamente carino. Allora, Palkia o Zekrom? Allora, io personalmente preferisco Palkia, anche un po' per nostalgia. Questo ci abbiamo un Deoxys sul mondo con questa tipo scia di una cometa, perché sembra come se stesse cadendo, e poi c'è Yamask che è lì. Allora, ferro, sì, dai, sì. Vergognoso. Bombardier, mamma mia, che schifo. No, questa ce l'ho. Oh, questo sono indeciso perché non è... Allora, questo c'ha un effetto 2D molto carino. Questo è un 3D che è anche apprezzabile su un Magneton. No, però vado di Up perché ce l'ho. Magari mi porta bene. Oh, la professoressa o Amsol? Amsol è molto bello. Lei è solo la professoressa che si vede dall'alto. Non lo so. Amsol è stratosferico. Oh, questo non è facile. Golisopod è molto bello. Lì nascosto sembra una statua. Mentre Tapu Koko, non so, ha un effetto stranissimo. Sembra un Andy Warhol. Non apprezzo il Pokémon, mentre Golisopod è molto bello. Penso che andrò di Golisopod perché mi piace di più il Pokémon. Tutto in spatra fa schifo. Vabbè. Vabbè, Gibble. Altaria 3D o Ambipom disegnato? Cioè, dai, non c'è sfida. Un'altra ombrellina e Crocalor. Purtroppo Crocalor non... Fuecoco è bellissimo. Poi le evoluzioni... Scaleridge recupera un pochino, ma... Mamma mia. Vabbè, sarà una sfida più facile più avanti. Plittolo, Doublade. Doublade. Andiamo veloce su... vabbè, dai, su. Guarda sto Lodred, che casino che fa. Vulcanion o Vanillish? Cioè la Vanillish che scappa dal frigo, quindi c'ha un contesto. Vulcanion è lì che sbuffa. Premiamo il contesto. Mauchol DX, per essere 3D ha un senso. E Tievul, non mi è mai piaciuto. Anche Nikit, no. Premiamo una Full Art per una volta. Bombardier. Ancora sto pellicano che poi ricordo un po' quello è molto bello. Onegi l'ho messo tra le carte più belle comuni perché non lo so, c'ha un dinamismo e il cielo dietro, l'insieme dei tre elementi, perché sono tre elementi, Onegi in primo piano, lo stadio, almeno mi ricorda uno stadio, comunque un corridoio di un posto storico, e dietro il cielo che è favoloso, pieno di tutto. Allora, questo eroe ferro è molto carino. L'altra è una scopa. Quindi, ok, ok. Mela o Rika? No, ok, questa è la preferenza, non vi dico su che è basata. Gliscor o Ambipom? Allora, Ipom, no Ambipom, Ipom è molto carino, che prende con la coda la mela. Al contesto, a vari livelli, anche questo. Però abbiamo di là la stessa identica posa, cioè sono due carte uguali. Hanno la stessa composizione, primo piano, un Pokémon che afferra qualcosa, un piano dietro e un altro piano dietro ancora. Mannaggia, questo è difficile. Allora, vado di Ipom perché mi piace di più, non lo so, la realizzazione del Pokémon. In sé, non tanto la composizione della carta che è identica. Questo, vabbè, non ha senso. Charcadet è molto carino, ma Velusa è... Le carte piene, le alternative... Wookiee, lasciamo perdere anche il Pokémon. Questo è molto carino, poi c'è un Pomi. Espatra. Allora, questa è una carta, in realtà, per quanto Espatra, scusate, a me non piaccia... È molto carina, è molto dinamica, mi piace.
Però Gabyte ci sta, ma è come se dicessi: ok, Gabyte, mettiti lì, ti faccio una foto e stai sulla carta. Una foto di calciatori. Allora, Purloin ha tantissimo senso. Ha tantissimo senso la scelta grafica. Ho in primo piano i giunchi, poi c'è Purloin, poi abbiamo un altro piano che è questo isoletto e questi alberi, ancora un altro piano con altri alberi, un altro isoletto o comunque l'altra sponda di quello che penso sia un lago e il cielo. Questo è uno stampo 3D del gioco. E quindi c'è anche Purloin. Oh, è vero, questa sapevo che c'era questa trainer e per una volta vediamo quanto questa Snorlax doll va avanti. Allora, Garnacle, che è l'insieme dei Gnacli, o Chiyu, che è un pesciolino rosso di fuoco. Allora, lui ha più contesto. Sono entrambe carte valide, eh? Però preferisco la seconda. Vabbè, sto Morpico è fantastico, dai. Cioè, Swablu, che fa sempre parte del disegno più grande. Questo Fuecoco è bellissimo. Quella luna ruggente ci sta, ma Xatu fuori di testa e va benissimo così. Beh, la carta più rara del set è anche molto bella. Naxxac o Tulip. Questi sono entrambi. Ho fatto una cosa, una foto a quella cosa e l'ho messa lì. Lui è in posa, lui no, ma puretto, è un cubo di terra. Non è facile la scelta, ma premiamo il Pokémon, perché l'allenatore ce ne frega poco. E abbiamo finito il primo giro, cerchiamo di andare veloce, ma non sarà facile. Octillery o Joltik? Joltik, vai, andiamo di Joltik. Tulip o Latios? Latios l'ho fatto vincere sull'Alternative. E continuiamo a farlo vincere sulla Full Art. Vabbè, qui non c'è sfida. Qui Tinkaton è nettamente superiore. L'idea dietro è molto bella, ma qui c'è un insieme di idee stupende. Le mele. No, vabbè, non è una mela, ma mela. Aipom, senza dubbio alcuno. Mausholt è carino per essere una di quelle 3D in realtà, ma Golisopod è nettamente superiore. Aegislash è... mi piace anche il fatto che sembra quasi che qui rompa la carta, mentre Naxxac è lì che fa il suo. Gligar, beh, non c'è nulla da dire. I Wimpod che infestano una cantina muffa o Minun che gioca. Però l'alternative qui spacca. Allora, quanto va avanti la Snorlax Doll? Poco, perché Ombrellina è decisamente meglio. Blitzol, un Remoraid che nuota a caso. Kienpau, per carità, molto dinamica, ma Snorant non si batte. Andiamo veloci, tanto li abbiamo visti tutti. La professoressa, sicuramente. Ombrellina, senza ombra di dubbio. Iveltal o Vanillish? È molto bello questo Iveltal, ma Vanillish ha più contesto, ci piace di più. Ancora Ombrellina. Tinkatuff o Doblade? Tinkatuff ha più contesto. Ormai l'abbiamo esplorate le carte. Allora, Tulip non è male, ma questo collo ferreo è troppo. È troppo oltre. Va bene. Oh, questo Rika però c'è tanta roba. Il Groundon anche. Però qui c'è tanto più roba. Tanta più roba a schermo, tanto più contesto. Questo ci sta, Però Dottler non... è troppo più particolare. Di questi due colori a suo tempo ho già scelto quale che preferivo. Explode, questo è esplosivo, quindi per me ok. Wiglet, ve l'ho detto che questo puntinismo non si batte. Oh, qui abbiamo una composizione diversa, ma uno stile molto simile.
E mi piace più Purloin. Qui vado per l'alternative. Mantaic, senza ombra di dubbio. Allora, Pulsol è molto carino, ma l'idea della pila di rifiuti sopra la pila di rifiuti è una pila di rifiuti. E quindi va così. Swablu. Toad Screw Deoxys. Oh, queste sono due idee molto belle, ma visto che c'è anche l'alternative che porta avanti l'idea dell'alieno molto meglio, e lui fondamentalmente, Deoxys, è un alieno che scende come una cometa, e vado di cometa. Galvantula molto bello, ma questo Magby è decisamente meglio. Gimmicool, questo è insuperabile. Charcadet Palkia. Charcadet, per Palkia è lì. Charcadet ha un contesto. Crobat è molto carino, ma andrei avanti con Mela. Duebolo, Porygon Z. Porygon Z perché ha tutto il contesto del 3D. Steelix senza ombra di dubbio. Espatra. Qui purtroppo iniziamo a essere che praticamente la classifica delle alternative. Ci sono alcune comuni che le possono battere, ma cerco di andare vero. Oh, Iveltalo Ferrothorn. Ma no, vabbè, non è vero, non ci stavo pensando. Vai. Sapete. Qui non c'è. Oh, Goldengo è una bellissima idea. Però Luna Ruggente è tanta roba. Andiamo a dire una ruggente. Aegislash. Non c'è paragone. Bah. Non c'è paragone. Mini alcuno. Steelix qui è molto bello. Però Staltaria è fuori discussione. Blipbug senza alcun indugio. Xatu è molto più fuori di testa. Melo Doblade. Allora, Doblade non è male, ma questa mela è molto carina per essere una trainer. Quindi io la porto avanti. Oh, qui abbiamo un contesto molto simile. Qui è il duetto in realtà di Pulsol e Minun che litigano. E qui abbiamo Joltik che dorme sopra Yamper. In un contesto anche molto simile. E sono sempre tutti elettro. Quindi vedrai che sì, farà sempre parte dello stesso quadretto, ma preferisco Joltik leggermente. Questo, vabbè, non c'è sfida. Oh, Mantaic Crustle, preferisco assolutamente questo Mantaic. Vabbè, non necessita di commento, non necessita di commento. Bellissima comune, ma questa qui sembra una carta di supereroi, è fenomenale. Porygon Z è veramente molto bello, per quanto anche Gimmicool è molto bella. Qui abbiamo uno stile di disegno simile, illustrazione simile, ma purtroppo le alternative sulle comuni vincono. Cioè, oh, questo non è facile, però a suo tempo l'ho già fatta, quindi vi dico che preferisco Wiglet perché ti fa chiedere ma che cavolo sto guardando, mentre lui è molto bello, ha tantissimi dettagli fuori di testa, ma questa è proprio spacca. Vabbè, quell'altra 3D. E niente, Trainer X o Mian Shao Alternative, eccetera. Steelix, senza ombra di dubbio. Joltik. Adesso iniziate a capire le mie preferenze. Toad Scruel, fuori di qualunque cappoccio. Oh, i supereroi o la statua. Golisopod, troppo più bello. La pila di schifo. Porygon nella sala dello sviluppatore con i giochi, cioè dai su. Quello è bello, per carità, sul cielo stellato, ma un pochino più scontato. Oh, Aegislash è molto bella, ma questo è troppo fuori di testa. Porto avanti la comune. Blitzol è molto più poetico, più tranquillo. Joltik, carinissimo il tratto. Explode Swablu. Allora, lui fa parte di un grande quadro che va avanti in scarlatto e violetto da tempo, ma Explode
è molto più carino. Gimmigul fuori di testa, anche questo. In realtà non è fuori di testa, è semplicemente sotto Goldengo, ma Ciclisar che fanno la garetta sono carini. Vabbè, non c'è bisogno che ve lo commento. Anche qui la gelateria è troppo più bella. Bello con lo Snorunt, ma andiamo così. Mela, mela. Mantyke, ombrellina l'abbiamo portata avanti per il meme. Oh, Wimpod. Preferisco leggermente Wimpod, un pochino più cupo come stile. Ah, Mela anche qui l'abbiamo portata avanti, la full art di Mela, molto carina, ma Satu è più fuori di testa. Preferisco questo Morpico. Aegislash o Nikit? Aegislash è molto carino questo EX. Snorunt o Loudred? Sapete che ho fatto già la classifica delle alternative e questo Loudred è scapocciante. Wiglet, ve l'ho detto sempre perché. Umbrellina. Swablu. È una bella ex, ma non è così bella. Ok, anche questo viene da sé, viene da sé. Questa è difficile. Io personalmente preferisco la calma e la pace che trasmette Altaria. Mie Shao, senza ombra di dubbio. Rika, troppo pieno di dettagli. E Fuecoco. Ok, sto un pochino accelerando perché dobbiamo andare a parare verso un punto. E quindi procedo, così vedete. Oh, in questo caso preferisco la pila di schifo. Non lo so perché, perché è una pila di schifo. Oh, Mien Shao, Altaria. Oh, qui abbiamo una composizione molto simile, eh. Altaria non mi è mai piaciuto tantissimo come Pokémon, ma in questo contesto è molto bello. Però mi piacciono forse più i colori di Mien Shao, che sono un pochino più acquerello, passatemi il termine. E quindi vai, porto avanti Mien Shao. Vanillish finora ci ha avuto vita semplice, eh? Oh, beh, questo lo vedrete, è troppo bello. Molto bella ombrellina, ma Morpico è fuori di zucca. Gimmigull è carino, però il contesto è solo che dietro a Goldengo lì c'hanno tante monetine. Portiamo avanti l'idea di Las Vegas. Mantyke è più carino di qui l'IX. Swablu è... allora, questo Swablu è molto carino in mezzo ai Wingull. Ma Wiglet, non so, è più fuori di testa, quindi continua a vincere. Mela è bella, ma Iveltal è too much. Joltik o Rika? No, Rika. Troppo, è troppo pieno di dettagli come full art. Toilscruel e gli alieni spacca. Porygon o Blitzel? Porygon c'ha tanto più contesto. Iniziamo a arrivare, Toilscruel alieno. Va a finire che ho sbagliato la classifica delle alternative, eh? Qui abbiamo una composizione molto simile, ma Steelix a me piace di più come Pokémon. Loudred, che è bellissimo con la carta. La pila di schifo, no, vabbè. La pila di schifo sopra Mantyke, non ci siamo. No, vince. Qui finalmente quello Wiglet se ne va. Mien Shao, Vanillish. Allora, Vanillish adesso c'è una bella sfida, eh. È bello in contesto, è bello la gelateria, ma l'altro è molto più poetico. Vai, premiamo la poesia della seconda. Iveltal, forse qui Iveltal perde per il contesto, perché è molto bello, lì sembra potentissimo, ci sono tantissimi colori in una spirale di potere, ma Porygon dentro casa probabilmente dell'allenatore con uno sviluppatore... molto molto bello, è molto personale. Las Vegas qui perde nell'estremo dettaglio e realismo. Gli alieni o Steelix? Gli alieni sono belli, per carità,
però guardate quanti dettagli nasconde questa carta. Cioè, voi guardatela un pochino e capite quanta roba c'è dentro questo Steelix Alternative. Premiamo il casino infinito di questo Loaded. Oh. Allora, sono due carte estremamente piene. Una premia la dolcezza e una premia il realismo. Io premerei il realismo perché questa full art mi ha veramente colpito. Quindi andiamo su Rika. Sono entrambe molto simili, ma preferisco per ragioni personali Porygon. Steelix però è troppo più piena di dettaglio. Sarà che Loaded o Rika? Va a finire che c'ho Rika contro... Però questa è bella, cazzo. Mi sa che io ho deciso qual è, secondo me, la carta più bella. Premio il realismo di... Non so manco loggato, non me frega niente. Premio il realismo di Rika. Allora, vediamo un attimo. Ma tantissimi, tantissimi sono più o meno d'accordo con le carte che ho portato avanti io. Rika, solo il 6%, eh? Però comunque non siamo gli unici pezzenti che l'hanno apprezzata, perché comunque vedete che c'è una buona fetta di carte con il 6,25% di preferenza, eh? Questo non lo capisco, e neanche Nikit, però le altre le posso capire. I Veltal, secondo me, leggermente sopravvalutato. Golisopod in realtà anche lui è molto bello. Perché c'è la pubblicità? Questa cioè, qui c'è una pubblicità di un casino che andremo a togliere. E detto questo, per oggi è tutto. È venuto un video lunghissimo. Se siete arrivati fino a questo punto della classifica, vi ringrazio. Se vi siete fermati prima, lo capisco e vi ringrazio comunque. Ci vediamo al prossimo sbustamento sul mio canale, che io sono Andrew Pokefan. Ciao!